Mercoledì e giovedì piove, quindi dobbiamo approfittarne per prendere le armi con la pioggia. Lo so, Yosuke, livello 10. Ti va di vederci oggi se hai tempo? Se non puoi, non c'è problema, ok? A più tardi. Yosuke sembra parecchio tormentato, forse dovresti uscire con Yosuke. C'hai ragione, forse dovrei. Yumi, no? Strano. Ho una domanda. Spero vi siate goduti la gita scolastica. Non vi sentite già più maturi ora che avete visto un'area urbana come quella? Tu, Starkun, però già vieni dal... Esatto. Vieni già dalla città, quindi sei a posto. Quell'orsetto che Starkun aveva con sé era proprio adorabile. Gli animaletti dal design solo così unico sono una vera tentazione per me. A proposito di orsi, anche i loro cugini, panda, sono carinissimi. Sapete come venivano chiamati in Giappone? Orsi bianchi e neri o orsi bicolore. Una descrizione perfetta per il loro aspetto. Quella mescolanza di colori, esotica sì, e altresì deliziosa. Se volete diventare adulti, la via è fare qualcosa di esotico. Come dormire in un love hotel con dei minorenni? Maledetta zozzona. Per oggi le lezioni sono finite, gli incidenti saranno finalmente interrotti, ne dubito. Conoscenza, ci manca poco secondo me. Diligenza e comprensione, dobbiamo aumentare anche quelle, ma sto puntando più a queste qua che secondo me sono più importanti. Dialettica, conoscenza. Ah giusto, tu sei qua, ogni tanto me lo dimentico. Ma c'è la tipa lì che ti spia, Teddy. Ovunque guardi, vedo delle ragazze, ragazze, ancora ragazze. La scuola è il paradiso. Questa freschezza mi fa pensare al motto del Junes. Siamo qui per te. A ogni modo, tra la mia marionetta e la giacca, quale preferisci? La giacca. Una ragazza che indossa abiti da adulti e cammina con aria sicura. Hai davvero ottimi gusti, sensei. Sono colpito. Cavoli, le divise sono fantastiche. Fammi indovinare, ti stai innamorando di quello, vero? Oh, ecco quel ragazzo, deve volermi vedere disperatamente. Un ragazzo più giovane, peccato che non sia nella mia altezza, però mi fa quasi pena visto che sono impegnata. Ti odio, stai zitta. Ciao Yumi. Yosuke, io direi di occuparmi proprio di te, però dammi 5 minuti. Ma ciao Rise sul motorino rosa. Yosuke, completiamo anche il tuo confidant oggi. Ehi Star, posso rubarti un minuto? Devo dirti una cosa. Sembra inquieto, visto che possiedi Dies Mago, senti il tuo legame si rafforzerà. Capito, grazie. Yosuke sembra felice. Tanto parla lui. Sulla riva del fiume Samegawa. Yosuke ti ha portato qui con uno sguardo solenne sul volto. Vai, spara. Ah sì? Ma scusami, ho mandato avanti per sbaglio. Persona leader で人が集まってくるヒーローだ。俺はそんなお前が好きで自慢で。けど同時に羨ましかったみたいだ。 è una cosa normale. お前も誰かを羨ましいとか。だんなためんて。なんか想像つかねえな。この間 お前を特別って言った時に思ったんだ。俺は多分誰よりお前に認められたかったんじゃない。ベンポシ、これベロ。だからさ、俺を殴ってくれ。スタカンビオディムーズィカインクレディビレ。俺の中にあるぐちゃぐちゃしたもん全部吹っ飛ばしてほしいんだ。俺はお前と対等でいたい。肩を並べていたい。だから colpisci Yosuke e vi renderà pari? Va bene, vuoi che ti colpisca? Colpisci prima qua, forza! Questo significa essere pari, se io ti colpisco tu mi rispondi, cretino! Botte! Ti sei azzuffato con Yosuke. Rocky 4. Noi qua e lui ci manca. No. Idede. Umae no pancia omosugin da yo. Issin ohana batake ga mieta janeka. Io brandisco una spada, mica dei coltelli.
けど。サンキューな。なんつうか、その…いいよな、言葉なんか。Beh, se ti senti meglio, meglio per te. Yosuke ha un volto sereno. Kore, omae ni yaru yo. Vediamo cos'è. Cerotto del socio. Ci, dete tara hattoke. De mata, tama ni wa kenka shiyou se. Beh, se bastassero dei cerotti, Yosuke. Sora, takai na. Beh, altro confidant maxato. Ore ran koto. E chi lo sa? Senpai, ore, chanto ikiru kara. Jibun gomakasazu ni, damasazu ni. Bravo. Kyou mitai na hi mo, mai mitai ni kusubutte sugosu hi mo, daiji na ichinichi. Senpai ga ikirare nakatta ichinichi da kara. Koko de ore, ikiteku kara. Bravo. Yosuke sorride dolcemente. E la sua persona si risveglia. Jiraiya, dice Volve, con la forte volontà Yosuke ha accettato e superato le sue debolezze risvegliando il suo vero potere. Carino! Yosuke è rinata in Susanoo. Se permetti, Yosuke, il suo Susanoo è meglio. Però è bello che Yosuke e Yusuke abbiano tutti e due Susanoo come seconda persona. Mi piace il fatto che abbiano tutti e due un collegamento. Strano che però, scusami, due personaggi con il nome pressappoco simile, che in realtà anche lì, anche in Persona 3 c'è un altro Makoto, però vabbè, quello è un altro dettaglio. Due personaggi che gli cambiano una lettera, la seconda persona tutti e due è la stessa, solo con un aspetto diverso. Devo dire che preferisco però quello di Yusuke, perché dai, c'ha lo spadone gigante, è figo, è figo. Questo sembra un po' un Super Saiyan, per carità, carino, però... Yosuke, livello massimo. Tu sei me e io sono te, hai instaurato un legame autentico. Queste affinità sincere saranno i tuoi occhi per scorgere la verità. Hai impartito la facoltà di creare Mada, la forma definitiva dell'arcano il mago. Mada non mi ricordo qual è. Non so se c'era in Persona 5. Mago ha raggiunto il suo apice. Legame che non può essere compromesso. Mada avvelenatore. Forse fa gli status. Ha influenzato anche la sua persona. Cioè, non è brutto. Però quello di Yusuke mi piace di più. Però forse sono due Susanoo diversi? La butto lì. Evita elettricità. Certo che lo impari. Beh, è una grande responsabilità, Beh, però... sei rimasto a lungo con Yosuke. Come regalo, diciamo che un cerotto è un po'... Ah, Naoto! Hai, Hōdō Ai no jikan desu. Senjitsu, bujī ni hannin taihō tonatta Inabashi no Takasa Harisuke. È finito in televisione. Kaiketsu no kage ni nanto genyeki kōkōsei no moji dōri shōnen tantei no hatsuyaku ga atta koto. Però, ozonji de shou ka? Kyō wa amai masuku demo wadai o sarai sou na tantei ōji, Shirogane Naoto-kun no tokushū desu. Kyō wa yoroshiku onegai shimasu. Hai. Yoroshiku onegai shimasu. C'è Naoto in TV. Oh, seifuku, onii-chan to onnaji. Viene a scuola con te. Mazu wa senjitsu no hannin kenkyō. Otsukare sama deshita. Kono jiken wa kanete kara nazo ga ooi to sarete kimashita ga, otegara deshita ne. Tegara to yoberu hodo no mono ja arimasen. Tashika ni senjitsu no Moroka-san no jiken nitsuite wa hannin no shiwaza ni machigai arimasen. Desu ga 事件の全体像を見渡した時, 僕にはいくつか... Qualcuno di intelligente, porca miseria! と言いますと? 具体的なことは残念ながら... Esatto! ですが, ことは3人もの犠牲が出た殺人事件です. 小さな違和感でも追求... E c'ha ragione, c'ha ragione! Ah... 警察会見の内容と若干異なるようですが... では次に...
E ora arriverà Dojima che è incazzato per quello che ha detto. Naoto自身のことを聞いていきたいと思います。探偵王子が今まで解決してきた事件はなんと24件。そのうち16件が Naoto è finito in TV. お兄ちゃんの学校、探偵さんいるんだ。ななこも将来はお兄ちゃんの学校行く。 Oh, che patatina. La fresca serata giunge al termine. Spero che mercoledì e giovedì ci facciano uscire la sera. Oh, aio. Ecco appunto. Us. Ne, kinō no terebi mita? Naoto-kun detteta yatsu. Otegara tantei ōji tte no daro? Ma, jissai ni tsukamaeta no. Beh, esatto. Demo, yōgisha o mitsuketa no wa keisatsu da shi, sore ni kyōryoku shite tan de sho? Otegara wa tashika da to omou yo. Kedo igai nan da yo ne. Kare televi toka ni detagaru youna type ja nai tte omotte tanda. Dai, chi non lo ama esserlo. Ohayou gozaimasu. Bella la maglietta azzurra. Jitsu wa jiken no koto de ohanashi ga atte, minasan o matte imashita. Vai, spara. Ohanashi? Nagabanashi shite tto chikoku sunze. Are? Teka omae seifuku. Gen jiten de no boku no kangae o kiite moraimasu ka? Vai. Nanda yo. Seguitemi. Saisho ni 被害者の共通点ですが、まず殺害の前に必ず誘拐されるということ。狙われるのはメディアにある程度はっきり取り上げられ、急に知名度を得た地元民。そのあたりが確率的に高いでしょう。少なくとも被害者の人物像はあまり重要ではないと思っています。この点、皆さんも同じ見解を得てるんじゃありませんか？ Inizialmente ti avrei detto che era che c'erano i collegamenti, ma poi sono andati via via a fanculo. Sì, è così. Deva, tanto chokunyu ni imashou. Kono jouken ni minasan no nannin ka mo atehamaru という koto wa mitomemasu ka? Tipo? Konkai no jiken wa 2 kenme to 3 kenme no aida ni nagai blanku ga arimashita. Demo sakki no jouken o fumaete shiraberu to それらしい失踪は続いていた。天城由紀子さん、辰巳寛治さん、久慈川理瀬さん。どの人もテレビで報じられた直後に失踪。何かの訳で死を免れたか、自分から目をそらすため、自身を被害者の一人に見せかけたか。殺された被害者とも何人かは接点がありますし、皆さんの誰かが犯人かと。あべ、grazie. あ、私らの誰かが犯人って、そんなわけないでしょう。そういうこともあったと言った。grazie。現時点でまとめ直すなら、今の僕の考えはそれとは全く逆。Che voi siete le vittime。犯人なんじゃない。おそらく皆さんは犯人を追い詰める手段を持った人たち。Quello che avete detto l'altra sera。助けたから仲間が増えていると考えれば、esatto。 悪魔で想像ですけどね。ただ、そう考えると、やはり3件目。諸岡さん殺しはおかしいんですよ。メディアにも出ず、失踪した形跡もない。そして何より、遺体の状況がおかしいです。確認しようにやら。遺体は、今も詳しい死因が不明。なのに3件目だけ、鈍器による後頭部強打と直接の死因だと分かる。覚醒を掴める。このメモリコーダーも調べ上げないと。この違いに納得のいく答えを持ってないにもかかわらず、事件を収束するのに必死です。この上は、何か確証をつかめる行動が必要でしょう。確証をつかめる行動？まあ、結果がどうあれ、これで何かがつかめるはずです。それに皆さん、 以前僕に興味深いことを言いました。Entrate dentro la TV。僕は遊びのつもりないですから。ナオト君。Eh beh. Per oggi le lezioni sono finite. Naoto non è venuto a scuola. E beh, grazie. Mi chiedo se avessimo avuto conoscenza al massimo l'altra volta che Naoto voleva parlare, se succedeva qualcosa. Appena entro in scuola sento gli occhi di tutti fissi su di me. Monopolizzo il loro amore. Sono proprio un orso cattivo.
Beh, io potrei passare del tempo con te, ma vorrei passarlo anche con lei. Anche con Kanji in realtà, anche con Rise. Allora, con gli atleti siamo al 4, con Ai siamo all'1, con Yumi siamo al 7. Vediamo se ci sono prima quelli utili. C'è anche lui però, dobbiamo tenerlo in mente che c'è anche lui. Comunque Rise non c'è, Kanji non c'è, perché Kanji è qui con la sua biciclettina. Oh, il melone, grazie signore, il melone mi fa comodo. Meglio iniziare un confident nuovo, completarne uno che siamo vicini al completamento. Proviamoci. Star-san, ti serve qualcosa? Voglio parlarti. Ancora. Sei proprio una persona strana. Beh, diciamo, prendiamola un attimo in considerazione questa cosa. Abbiamo risolto Yosuke, che ha detto io sono adesso in pace con Saki-senpai. E ok, è un motivo diciamo in più per parlare con lui. I membri dell'associazione studentesca per la salute sono pregati di recarsi subito in infermeria. Ah, i membri dell'associazione studentesca per la salute, eh? Non sei costretto ad andarci? Beh, potrei semplicemente mollare, ma mi sentirei in colpa visto che gli altri membri stanno lavorando sodo. Sembra un tipo a posto. Ehi, Star-kun, giusto? Un insegnante ha detto che hai preso il posto del membro assente del comitato della salute. Devi andare anche tu. Io te l'ho detto, ok? Ti conviene andare se non vuoi essere sospeso. Pure. Cioè, l'ultima maledizione di Moroka è stata questa che se non vado vengo sospeso. Ti hanno incastrato di nuovo. Devo restituire degli appunti, ti raggiungo dopo. Inizia ad andare. A quanto pare anche oggi fai parte dell'associazione studentesca per la salute. Sei andato di corsa in infermeria. Star-kun, ti hanno coinvolto anche oggi. Parli loro del tuo reclutamento nell'associazione studentesca per la salute. Sul serio? Beh, siamo ancora a corto di personale, quindi ti sono grata. Vorrei davvero non essere qui oggi. E che cavolo, metà della gente parla di appuntamenti e roba simile. Dobbiamo occuparci pure dell'inventario. Che palle. Certo che con Ishii è fortunato. Ho sentito che è autorizzata a non fare i compiti. Sarà vero? Ma che cavolo, non è giusto. Parlano tutti del fratello di Saki con Ishii. Li rimprovero? Tranquillo, non importa. Ah no, era lui. Oh, scusate, non volevo rovinare l'atmosfera. Pure. Ok, torniamo al lavoro. Sei sopravvissuto alla strana giornata di lavoro con l'associazione studentesca per la salute. Ah no, ok, pensavo di aver perso una giornata. Il fratello di Saki con Ishii è ancora qui. Ciao, che ci fai qui? Non volevo andarmene mentre gli altri stavano ancora lavorando. Mi sembrava di... Oh, hai la manica sporca. È colpa dell'inventario, eh? Scusa, avrei dovuto dare una mano. Usa questo. Ti offre un fazzoletto carino. Ecco, vedi, non importa. Starò qui ancora un po', quindi ci vediamo. Hai salutato il fratello di Saki con Ishii e sei tornato a casa. Ok, forse tipo ci servono 2-3 volte per avere il rapporto con lui. Ah, bentornato, fratellone. Domani pioverà, volevo fare il bucato. Ma patata. Tu, io, rapporto livello 10. Si rafforzerà presto. Dai. Siamo a livello 10, quindi. Prima che piova, alla tomba di tua moglie. È un regalo? Tazza da caffè. Oh. 俺と奈々子が使ってるのと同じやつだ。これはお前専用。後で名前書いてやる。 Che faccio parte della famiglia. Grazie. Oh. 大事にしろよ. Ne farò attenzione. 俺たちは家族だ。だからお前のカップも奈々子のカップも. Grazie. いつでも俺が満タンにしてやる。忘れるんじゃないぞ。 Ah,
Siete usciti a fare una passeggiata con Nanako in mezzo a voi due. Oh. Ah, sul fiume andiamo. Pensavo a vedere la tomba. E sta per piovere. Beh, in realtà ci siamo venuti più di una volta, quindi. In mezzo alla spazzatura, però. E finisce in Akops. Cioè, allora, a livello di trama adesso, dopo che abbiamo che Nanako ha litigato con lui, dovrebbe essere tutto a posto. Però abbiamo ancora il confident di Nanako da maxare, purtroppo. Bravo. Proteggere gli altri? Ne sono contento, dai. Non mi devi assolutamente nulla. È la stessa cosa che ha detto la vecchia. È la sua città, ma lei è la morte. Bravo. Dojima ha sul volto un sorriso disteso. Vuol dire che è sereno con se stesso. Il profondo legame che unisce a lui. Che persona ci dà un ierofante a livello massimo? Tu sei me, io sono te, instaurato un legame autentico. Queste affinità sincere saranno i tuoi occhi per scorgere la verità. Ti impartiamo la facoltà di Oh, Koiryu, la forma definitiva dell'arcano Ierofante. Koiryu è buono. Sarà purtroppo di alto livello, però cazzo. Koiryu ci sta. Guardiano onnipotente. Mate kora! Nanda? Te. Aizu wa. Oi! Doshita? Dojima keiji. Suimasen, oyasumi chuu. Nagata kini sunna. Sore yori aizura nanda? Ano Katsurage group desu. Saikin uwasa ni natte iru. Ancora loro. Katsurage da? Teku. Shoppai mane shiyagatte. Otousan iku no? No. Vai, pestali. Lascia fare a me. Sul volto di Dojima appare un gran sorriso. Certo. Figli di puttana! Peccato che in questo momento tu in teoria sei arrabbiata con lui, però... Uno spuntino notturno, vabbè. Ho fame. Tornando a casa parlate di cosa potreste preparare. Spero che domani piova però. Cioè nel senso, spero che domani piova la sera. Senti delle studentesse parlare. 3, 2, 1. Senti gli studenti parlare. Ehi, hai visto quello spettacolo in TV? Quello dell'identità segreta del principe detective? No, Tokun è così figo. Già, è veramente un grande, vero? È anche molto giovane per essere un investigatore. È carino, ma ha quell'aria di mistero. Che figo. Pensi che oggi sarà a scuola? Non lo so. Piove per 2 giorni, questo vuol dire che ci sarà la nebbia. Naoto non è venuta a scuola. Già, vero Naoto? 2 giorni di pioggia.
È finito in TV. Allora, niente Yumi, niente amici dello sport. Ovviamente non c'è Cie perché l'abbiamo maxata, non c'è lei, non c'è neanche il fratello di Saki. Dubito che ci sia Kanji a questo punto. Le hai consegnato la tavola riflettente. È davvero lei? No, non sto dubitando di te, è che faccio fatica a crederci. Vado subito a casa a provarla. Ecco per il disturbo, polvere dell'anima. Niente, per fortuna tuo padre ha smesso di rovinarti la vita? Bene. Approfittiamo di Aya, anche se avrei dovuto leggere per poter aumentare il nostro bonus da parte sua, però a questo punto mi sa che non ci servirà più leggerlo, perché mi sa che siamo quasi alla fine. Cioè, nel senso, siamo quasi alla fine. Meticoloso, a posto, dai, almeno quella. Aya, che peccato ragazzo, 3000 yen, torna a trovarci. Bentornato a casa. Hanno portato una cosa per te, l'ho messa sul tavolo. La trota di Naba, perfetto, ghiaccio secco e sticker premio. Detto ciò, ma davvero, non potevo farlo domani? Andate a cagare tutti. Wii, 3, 2, 1, vai. Ed eccolo lì, infatti. È apparsa una sagoma, l'immagine è annebbiata, non riesce a distinguere. Questo vuol dire che domani dovremmo rivederlo per vedere se si vede bene. Ovviamente. Certo che c'era qualcuno. Certo. Certo che l'ho riconosciuto. Naoto? Perché è apparso in TV? Lo sai! Ciao ciao. Yosuke ha riattaccato. Per un attimo è rimasto fermo, ho pensato mi chiamasse qualcun altro tipo Chie o Yukiko. Qualcuno lo dirà il fatto che Naoto è finito in TV o se lo sono dimenticato? Perché Yosuke non ci ha pensato. E sì, dopo Merdoka, per carità, non è più successo. Giustamente, fra Merdoka e questo, quello incidente è successo. Però è un punto fondamentale, dai cazzo. Dai, lo sapete chi è. Eh sì, non è entrato nessuno. Yosuke, tu sei stronzo con Kanji e lui c'ha ragione a incazzarsi, sappilo. Esatto, brava fidanzata, diglielo. やばい事件が解決したんで不安がなくなった反動じゃん。世間なんてそんなもんよ。たまたま旬が来てるんでしょ。即年して即冷める。お祭りよ全部。流行り廃りに分けなんてない。でもいくらなんでもちょっと変っていうか。なんだか怖がってるみたい。Beh, potrebbe essere. Potrebbe percepirlo lei come cosa.
今夜も雨だっけか? テレビはチェックだね, 一応. Ovviamente. Mi toccherà andare a fare compere un'altra volta. Oh, okaeri, onii-chan. Grazie. Hanno portato una cosa per te, l'ho messa sul tavolo. Il regalo di grandi affari. Homunculus. E vai. Ti guardo un attimo la TV, tesoro, eh? Non pioverà per tutto il resto della settimana, eh? Proseguiamo allora. Vai, a guardare la stanza. Piove anche stasera, apparirà qualcuno in TV? Ah no, ah ecco. Il canale di mezzanotte, sembra uno studio medico, eh? No, ma dai! Minasan, konbanwa. Tante Ouji koto, Shirogane Naoto desu. Seiki no daijikken, Genome Project e yōkoso. Però ha gli occhi normali. Io non mi ricordo se quando abbiamo visto Rise, Kanji e tutti gli altri, se quando guardavamo il programma avevano gli occhi normali o ce l'avevano già gialli. Non mi ricordo. Boku ga kore kara ukeru no wa jintai kaizou shujutsu. Kinjirareta subarashiki hihou. Anata gata wa ima koso mei ni suru desho. この僕の新たな旅立ち、新たな誕生の瞬間を僕という人間がある日を境に全く別の人生を歩み始め、そんな記念日を皆さんと共に体験したいと考えています。どうぞお楽しみに。 Ovviamente era Naoto. Cosa avevi ragione? Ah, moshimoshi, senpai suka? 今、ナオトの野郎が。これつまりあいつ誘拐されたんじゃ。テレビがはっきり映って喋ったりすんのは確かあっちに放られてからなんですよね。どういうことですか?犯人捕まってるはずじゃねえんすか? È invece non è così. È letteralmente fuori di sé. Calmati. すみません。探偵だの手柄だのつって、てめえが拉致られてりゃ世話ねえだろうが。 Finiscono così molti film di polizia? Decidi di andare a letto presto. Venerdì. Piove di mattina, ma non la sera, ovviamente. Piove da qualche giorno, ma ho sentito che questo pomeriggio dovrebbe finalmente schiarirsi. Davvero? Allora non devo cancellare i miei piani. Lo sai che settimana prossima c'è la festa, vero? Ho promesso alla mia ragazza che saremmo andati ad Okina insieme. Ero preoccupato che avrebbe piovuto quel giorno. Cosa? Allora spero che non smetta mai di piovere. Deve piovere a catinelle, così il suo appuntamento salta. Wow, sei veramente una merda. Che amico del cazzo che sei. ナオト君だったよね? ma va? クマ君どう? やっぱりいる? 匂いするクマ これじゃ同じだ 今までと何も変わってねえ 今までと同じ そうか! だからナオト君急に特番の取材に? ナオト君違和感があるって言ってた 納得できないって言ってた E fino a là il fatto che l'avessi fatto apposta era molto probabile, però cazzo. Siete voi gli idioti che non ci siete arrivati, eh? Oreramo Naoto mo onaji sui ni shite taro. Terebi ni dete wadai natta hito ga shissou tte sa. Aitsu sore ga tadashii tte jibun de shoumei shiyou to shiteru nja. Wazato yūkai sareta tte koto? Sonna, shinjau kamoshirenai da yo? Beh, è l'unico modo per scoprire la verità, no? Tsumori janai tte anoko itte ta. Esatto. Watashi da. Watashi ga mae anoko ni. Baka ga. Wakaru you ni itte ikiyagare tte nda. Perché voleva provarlo da sé? Esatto. Tsumori to omottan daro. Dakara wazawaza. Nano wakatteru. Kusso. Demo ima tsukamatteru hannin wa Morokin koroshita no Kubo desho? Io sono convinto di questo. Sono convinto veramente di questo.
かナオト君言ってたよね。諸岡先生の時だけ死因がはっきりしてて変だって。じゃあ久保はモロキンしか殺してないのか。だからモロキンだけテレビに入れられた形跡がなかった。まあ、モロキンの時だけ手口を変えたんじゃない。花から別人の犯行ってことがよ。じゃあナオト君さらったやつが真犯人ってこと。おこも、デッドチェネピディウノ。でも待て、久保のやつ全部自分だって言ってなかった。他人の罪をかぶったの？ペルディエンタレファモーゾ。ニュースでも犯人の少年は他の事件も自白してるって。それにまだなんか引っかかることが。パクられたやつのことなんざ関係ねえっすよ。グズグズしてっとあのバカが向こうでくたばっちまう。行くしかねえだろ。Cazzo. A una certa ho voluto quasi crederci che fosse veramente lui, ma che ci fosse anche qualcun altro. Però avevo ragione. Non era lui che ha ucciso gli altri, ha rapito loro. いるのはわかるけど場所が見えない。何かあの子のこともっとわかるもの。Ovviamente, sai che novità. どっちに進んでいいかわかんない。くそ、あいつのことわかんねえことだらけじゃねえか。Bisogna chiedere a Dojima? いつものことでしょ。焦らずに天気を気にしていつも通りやろう。必ずうまくやれるって。Esatto. 彼の居場所つかめそうなものを探さないと。わかってるっす。焦ってなんかいねっすよ。こっちに入ってることは分かってんだ。ならこっから出してやるだけだ。すぐ見つからなくてごめんね。Non ti preoccupare。あの子を感じられるような何かヒントあれば絶対見つけてみせるから。Per fare progressi sembra che vi serva altre informazioni su Naoto. Dovreste chiedere in giro. Da dove iniziamo? Tu hai trovato qualcosa?Cavolo, non riesco a credere che Naoto si sia fatto rapire. Merda. Comunque sia, tu sei il migliore a raccogliere informazioni, quindi conto su di te. Procediamo con ordine, iniziamo parlando con chi lo conosce. Grazie. Insomma, mi sta dicendo io sono inutile, vai e chiedi agli altri. Naoto, non lo conosco, non abbiamo mai parlato né a scuola né altrove. Prova a chiedere a qualche ragazza a scuola, scommetto che ne sapranno di più. Beh, oh, Adachi, ciao.In città sono tutti elettrizzati. Non so molto sull'intervista a Naoto-kun, ma... Beh, è innegabile che abbia aiutato a risolvere il caso, quindi non mi sorprende che l'abbia intervistato. Preferisco che si sia fermato per queste cose che per le brutte notizie, ecco. Aspetta, andiamo un attimo dal nostro amico. Ehi, ma quella è una trotta di Naba che ti avevo chiesto, vero? Che dici, me la regali? Certo. Ottieni la trotta di Naba. Wow, ha una splendida forma. Ehi, torna subito. Tieni, ti ho forgiato il pesce.L'ispirazione ha colto all'improvviso. Ho sentito il bisogno di realizzare qualcosa con i materiali che avevo sul retro. Vorrei che l'avessi tu, come segno della mia gratitudine. Trote di... No, ti prego. Potrei aver bisogno di un altro favore. Nel caso, conterò su di te. Comprare tutta sta roba ci costerà, purtroppo. Vediamo le trote di Naba. Ovviamente sono più deboli delle ossa, ma sono un pelo più precise. Però vorrei vederle, ti giuro. Voglio vedere se sono due pesci. Voglio vedere se sono due pesci, maledizione.Giusto, inviamo gli altri sticker premio. Ovviamente sembra quella rara. Torniamo a scuola. Vediamo se qualche ragazza sa qualcosa. Naoto-kun, è diventato piuttosto popolare, vero? Beh, si dice che una ragazza abbia visto qualcosa che gli apparteneva. Deve essere vicino ai laboratori, perché non vai a dare un'occhiata? Laboratori? Sei tu? Vuoi sapere di Shirogami-kun? Oh, questa è bella, l'ho vista infuriarsi un sacco. Non so bene perché, ma era in compagnia di un poliziotto. Mi chiedo cosa gli abbia fatto perdere le staffe in quel modo. È successo poco fa nell'area commerciale. Naoto era con un poliziotto? Ad ogni modo, dovresti provare a trovare questo agente. Ah, eccolo là, un poliziotto. Sei tu il poliziotto? Cosa vuoi? Sono impegnato, non disturbarmi. Se la scuola è finita, fila dritto a casa. Sti ragazzi d'oggi, a quanto pare, non è in vena di chiacchierare. Forse è meglio cambiare programma. In che senso cambiare programma, però? Tutti i confident mi stanno dicendo di chiedere a tutti i confident, quindi a questo punto proviamo a parlare con tutti. Cie,
Già, l'unica cosa da fare è fingere di essere amici stretti di Naoto che sono preoccupati per lui. Potremmo dire Naoto non viene a scuola da un po' e siamo in ansia. È impegnato in qualche caso di polizia. Perché non chiediamo qualcosa del genere? L'idea di C sembra sensata. Potresti provarci la prossima volta che parlerai con un poliziotto. Che non sia ovviamente Adachi o nostro zio. Oh, quindi vogliamo provare a parlare di nuovo con la polizia. Non so se funzionerà. Però non abbiamo nessun altro a cui rivolgerci, giusto? Tentiamo la sorte. Oh, finalmente! Ho finito di sfamare il gap. Ancora! Ma che palle. Abbia ancora fame, forse potresti provare a dargli del cibo. Trota di Naba. Il gatto felice, la prossima volta potresti provare a dargli altro cibo. Non riesci a ignorare quella scena, dovresti tornare con del cibo ogni tanto. Cioè, in pratica tutti i pesci che prendiamo li diamo a sto micio. Cioè, dovrà essere obeso. Ancora gli sbirri? Beh, ok. Ha senso che ne sappiano più di noi. Beh. Wow, gli appostamenti mettono a dura prova lo stomaco. Certo che mi sono appostata, davanti alla TV. Insomma, Aya-san tiene sempre la TV sui notiziari. L'ho guardata attentamente nella speranza che dicessero qualcosa. Purtroppo non ho visto niente di utile, mi spiace. Ovviamente davanti a quello del cibo però, eh. Ti amo, lo sai, però, cazzo, contegno. Ti serve qualcosa, ragazzo? Anche se non sembra, sappi che sono ancora impegnato. Gli hai detto ultimamente Naoto non sta venendo a scuola e che sei preoccupato. Shirogame? Lo conosci? Non lo vedo più neanche in centrale negli ultimi tempi. È buffo, non molto tempo fa faceva notte per consultare i documenti. Anche se non era soddisfatto per l'esito del caso, era così concentrato da sembrarne quasi ossessionato. L'hai sentito parlare di Naoto, forse dovresti parlare con un altro agente. E dove lo troviamo un altro agente? Oh, ma c'è un micio più piccolo. Ma il tuo cucciolo? Non è che gli abbiano dato tutto questo cibo per i cuccioletti? Oh. Mi sa che gli altri poliziotti appaiono stasera. Quindi, per il momento, occupiamo il tempo con lui. Oh, Star-san, hai bisogno? Ricordi di aver preso in prestito un fazzoletto da lui, vuoi restituirglielo? Certo. Oh, questo è il fazzoletto di mia sorella. Vediamo. Potevi semplicemente buttarlo. Era il fazzoletto. Mamma me l'ha messo per sbaglio nella mia borsa. Non lo usa più nessuno, quindi sono certo che il fazzoletto sia felice di essere ancora utile a qualcuno. Domo. Grazie. Ti ha espresso la sua gratitudine. Mi è stato molto utile. No. Is. Va bene, davvero. Oh, mi chiamo Naoki Konishi. Scusa se ho detto di odiarti la prima volta che ci siamo visti. Non ci ho dato peso. Grazie al cielo. Naoki sembra sollevato. Hai fatto conoscenza con il fratello minore di Saki, Naoki Konishi. Naoki non sa come gestire la sua situazione complicata. Percepisci l'accenno di un legame formarsi fra voi due. Lui che cos'è? L'appeso. Ovviamente. Beh, era uno dei pochi che ci mancavano, quindi l'ho dato per scontato. L'altra volta a quella riunione ho messo tutti a disagio, vero? Dopo quell'episodio sono stato licenziato dall'associazione. Mi hanno detto di non andare più alle riunioni. Beh, non è stata certo colpa mia. Abbandonato, di nuovo. Se ti va, magari potremmo divertirci un po' assieme. Di solito puoi trovarmi nel nostro negozio di alcolici all'inizio della settimana. Va bene, sto dando una mano lì. Beh, allora vado. Ciao. Bentornato a casa, fratellone. Oggi puoi lavorare come custode, sì, ma c'è Nanako, quindi però aspetta. Zona commerciale, c'è anche Yumi, ma non ci serve. Vediamo che poliziotti ci sono in giro. No, nessuno. Speriamo in domani allora. Tesoro. Sì. Sembra che Nanako non abbia nulla da fare. Si rafforzerà presto. Vuoi passare la serata con Nanako? Vai. Evviva. Nanako sembra felice. Ho perso il foglio che avrei dovuto riportare a scuola. Che faccio adesso? La maestra mi sgriderà. Magari c'è la Dojima che l'ha preso per segnare i giorni in cui è libero. Ti aiuterò a cercarlo. Grazie, fratellone. Nanako sembra sul punto di piangere per l'angoscia, madonna mia. Decidi di cercare in casa. Qui ci sono i fogli tra cui Dojima rivista sempre. Nascosto nel mezzo c'è un foglio con scritto questionario delle programmazioni colloquio genitori insegnanti. Le parole in qualunque momento campeggiano nel riquadro giorno richiesto. È questo il foglio che cercava Nanako? C'è qualcos'altro nascosto tra i fogli. Sembrerebbe una foto. Decidi di mostrarla a Nanako. Hai consegnato il foglio e la foto di Nanako. Nanako osserva il foglio sul tavolo. C'è scritto in qualunque momento. Ci proverò.
Quindi verrà in qualunque momento? Capisco. E questa è una foto. Ah, ma è mamma. E questa bambina nel mezzo sono io. Papà sta sorridendo. Perché ha smesso di sorridere? Perché tu ti senti sola. Papà ha smesso di sorridere perché mi sento sola. Capisco, quindi è per questo. Narco si è resa conto di qualcosa. Quando la mamma è morta, mi sono sentita... Ah, sta parlando lei. Già. O-tousan mo kitto sabishikattan da. O-tousan, gomen nasai. Patata lei. Nanako sembra più matura. Senti che il tuo legame con lei si è rafforzato ulteriormente. Livello 8. Dai, altri due ranghi e anche Nanako siamo a posto. Giustizia è migliorato. Arigato, onii-chan. Di nulla. Papà tornerà a sorridere così un giorno? Certo. Nanako fissa la foto. Si è fatto tardi, per cui metti a letto Nanako e torni in camera tua. Oh, di nuovo lei, era da un sacco che non la vedevamo. Avete avuto delle vacanze estive memorabili? Io sì, in Egitto. I locali sono stati gentilissimi. Probabilmente percepivano il mio amore profondo e sconfinato per la loro storia. Io ho persino ritrovato certi oggetti con la mia bacchetta da rabdomante che io ti ho trovato. Come vola il tempo quando ci si diverte? Scommetto che anche voi la pausa estiva vi sia stata fugace. Tuttavia, non credete che esistano cose nella vita che conviene finiscano in fretta? Come la guerra, per esempio? Per cui eccomi una domanda. Signorina Cie, no, Star. Che palle! Quanto fu breve la guerra più breve della storia? Me la ricordo, cavolo. L'avevano anche chiesta in un quiz, se non ricordo male. 40 minuti. Ben fatto, Star. Sono positivamente sorpresa. Sì, il più breve conflitto della storia consumò in appena 40 minuti. Si tratta della guerra anglo-zanzibariana, che divampò con una già evidente differenza tra le risorse militari in campo. Sia chiaro, questa lezione durerà di più dell'effettiva guerra di cui parleremo. C'è così tanto da imparare. Eh beh, conoscenza aumentata. Ovviamente non abbastanza. Ah, che palle. La nebbia arriverà dopo vari giorni e devi prepararti ad agire. Prima però devi raccogliere informazioni. A trovarle, cazzo. Dove sono gli altri poliziotti? Oggi è sabato. Eccolo uno, ciao. Come posso aiutarti? Hai visto una persona sospetta? Gli hai detto che ultimamente Naoto non sta venendo a scuola e che sei preoccupato. Quel moccioso salta alla scuola per continuare a indagare. Che gli passa per la testa? Il dipartimento ha già chiuso il caso, ma il signorino non è soddisfatto. Diamine. Non vediamo l'ora di dimenticare questa storia e di lasciarcela alle spalle. Spero che la smetta. È naturale che all'interno del dipartimento lo trattino come un moccioso. Si preoccupa senza motivo. Ecco perché lo ignorano tutti. Hai scoperto qualcosa su Naoto. Dovresti mettere insieme le informazioni raccolte. Grazie a queste indagini hai scoperto che Naoto deve risolvere il caso a ogni costo. Cosa pensano di Naoto gli agenti di polizia? Lo considerano un bambino. C'è qualcosa di strano, forse dovresti parlare di nuovo con i poliziotti. Ho sbagliato? È ossessionato dal caso. Ho sbagliato. Lo considerano un bambino. Abbia una vera ossessione per le indagini. Sembra che questa ossessione non faccia piacere alla polizia che lo tratta come un bambino. Credi di capire un po' meglio Naoto. Dovresti andarlo a dire a Rise. Allora, detto ciò... Abbiamo ricevuto nuovi prodotti. Compra quello che vuoi. 400 HP, non male. A tutti gli alleati e 100%. Ottimo. Due cose. Prima, oggi è sabato, vorrei occupare questa giornata andando magari con gli amici dello sport, visto che erano disponibili. Seconda cosa, ho bisogno di soldi per comprare le armi, visto che domani molto probabilmente entriamo. Ah, giusto, lei non compra. Solo il tizio qua delle armi compra. Ehi, conosci il mais barriera? Pensavo fosse un mais qualunque, invece ho sentito che ne esistono di due tipi. Senti un po', potresti portarmeli entrambi, un po' come hai fatto con quella trotta? Oh, è già l'occorrente. Me ne faresti dono? Certo. Raccogli due tipi di mais. Capisco. Ehi, torno subito. Per chi sarà l'oggetto? Secondo me per Cie. Perdona l'attesa. L'ispirazione, sì? Pannocchie grigliate. Dai che forse per Yosuke non abbiamo bisogno di comprare nulla. 158,99 di precisione. Silenziamento. Beh, oddio. Già solo per la precisione ci sto.
Gli 8 punti, ok, avrei tenuto sicuramente le ossa. Il critico mi piace. Vediamo, avrei bisogno di altro? No, stranamente. Allora, perfetto, ho venduto un po' di roba inutile. Beh, per C questo è un bel boost, quindi vai. I tacchi voglio tenerli. Tutte quante le armi le teniamo un attimo da parte. Non si sa mai che qualcuno ce le richieda. Il disco volante, Cristo, è più utile di tutte quante le armi che Yukiko può acquistare. D'altro canto, anche la lastra di Lega non ha effetti, ma perlomeno è un bel boost anche per Kanji. Il pugno sbronzo, 172, che cos'è che fa? Sfinimento. Beh, quell'agilità però non è male, però 98 di precisione, molto meglio. Teniamoli da parte, che non si sa mai. Rimaniamo solo noi, quindi sì, compriamola. Per 18 punti di precisione in più, non tanto per l'attacco. È un purtroppo una spesa alta, ma vabbè. Vediamo gli equipaggiamenti invece. 190, minchia. 34.000. Va bene, dai, ne compro solo una, solo per noi. Non perché non voglia darli agli altri, ma per il semplice fatto, al solito, che se moriamo noi, fine partita. Se muoiono loro, possiamo sempre riportarli in vita. Nonostante quel bel 5 di magia in più per Yukiko, cavolo, potrei abbassare di 4 punti e prendere meno danni fisici. Sono quasi ufficialmente povero. Detto questo, mi sa che non ho neanche abbastanza soldi per comprare una persona del tipo forza, vero? Entriamo. Entriamo nel mondo della TV. Lasciamo perdere, così domani e domenica ce la teniamo da parte.